strage in migliaia in corteo, la battaglia ora la sicurezza, Viareggio in strada per il 15° anniversario del disastro ferroviario, Mattarella con i familiari, trasporti e lavoro devono essere sicuri, intanto mancano ancora le motivazioni della Cassazione bis. Raddoppio del depuratore, tutto pronto per fine anno, proseguono i lavori di ampliamento dell'impianto di Viareggio, dovrà reggere 90.000 utenti d'estate, fra gli obiettivi di Gaia l'abbattimento dei cattivi odori. Decolla l'estate del centro storico, partita con successo la rassegna Estate da vivere a Massa, promossa dai commercianti del centro, eventi per grandi e piccoli per valorizzare il capoluogo apuano. Vela Green e Robotica, il tris della Viareggio Bastia. Si è chiusa con successo la terza edizione della regata velica, un tempo gara a motore, record di 12 ore, quello dei vincitori, una rassegna evento che punta a tornare nel 2025. Ben ritrovati con l'informazione del TG Noi, le notizie dalla Versilia e dalla Costa Apuana. Avete visto già dai titoli in Viareggio che è tornata in strada per ricordare la strage del 2009 a 15 anni di distanza. Oltre un migliaio le persone in corteo a pesare le parole del capo dello Stato Mattarella nel giorno dell'anniversario ha condiviso la battaglia sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, battaglia che portano avanti i familiari delle vittime. Partiamo da qua, vediamo questo primo servizio. 15 anni dopo il disastro ferroviario, Viareggio è tornata a sfilare in strada per omaggiare le 32 vittime di via Ponchielli. Almeno un migliaio le persone che anche quest'anno hanno percorso le vie cittadine, dalla Darsena alla Croce Verde fino al parco lungo il binario 10. Un anniversario diverso dagli altri. Adesso che la verità su quella tragica notte è accertata e giustizia, seppur in modo molto parziale, è stata fatta, la battaglia si sposta tutta sulla sicurezza. Il palco è stato infatti un megafono offerto dal mondo che vorrei a tutte le associazioni cittadine che rappresentano morti sul lavoro e morti in strada. Stiamo pensando ad un impegno diverso dell'associazione, nel senso che adesso non ci sono più da andare nei tribunali, non c'è più da studiare insieme ai periti, agli avvocati. Abbiamo già delle idee e naturalmente la prima cosa è combattere per la sicurezza nei luoghi di lavoro, in ogni luogo di lavoro. In questa settimana c'è stata anche la mostra Non numeri ma persone al luogo della memoria e della solidarietà. Una battaglia sostenuta dalle parole lapidarie del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che nella mattina dell'anniversario si è per la prima volta apertamente pronunciato nel merito di quanto accaduto a Viareggio. Mai la sicurezza nei trasporti e sul lavoro, ha dichiarato il Capo dello Stato, deve piegarsi alle logiche del profitto. Ci ha fatto piacere perché è il Capo dello Stato che l'ha detto, però noi queste cose sono 15 anni che le diciamo, tali e quali, cioè che la vita vale, ha un valore inestimabile, che non si deve piegare a logiche di profitto, di potere, e questa strage poteva non accadere. Viareggio non dimentica, ma è chiaro che anche la natura stessa della commemorazione del 29 giugno è destinata a cambiare. Del resto a sfilare c'è anche chi quella notte non può ricordarla, come i due registi di 15 e 20 anni, autori del documentario In tanti siamo l'Italia, proiettato poco prima della mezzanotte, prima della lettura dei nomi delle vittime. È una storia pesante che fortunatamente in questi 15 anni, piano piano, passo dopo passo, siamo riusciti a... diciamo uscirne tra virgolette da vincitori. Chiaramente non è mai una vittoria questa, ovviamente, visto che comunque 32 persone ci hanno perso la vita. È il loro abbraccio. Intanto il processo, che dopo 15 anni non è ancora del tutto chiuso, si deve tornare in appello, mancano le motivazioni della Cassazione, intanto l'unica persona che è in carcere potrebbe presto lasciare le Bibbia. Ricordiamo che è una sentenza di Cassazione definitiva che porta alle responsabilità degli amministratori delegati di Ferrovie. Adesso ci manca solo l'ultimo pezzo, perché la Cassazione non ha avuto il coraggio di chiudere il processo nell'ultimo atto.
Un anniversario diverso, è vero, dal momento che le condanne sono definitive, che qualcuno sta pagando, finalmente, per le proprie responsabilità. Ma il processo non è del tutto finito. Per Mauro Moretti e altri imputati di spicco si deve tornare in appello per il ricalcolo delle pene in base alle attenuanti generiche. A dettare la tempistica e l'uscita delle motivazioni della sentenza, attese ormai da 6 mesi. E ad oggi non sono ancora uscite, francamente comincia a essere un po' troppo tempo. Consideriamo che avevano 30 giorni di tempo, non è un termine per la Cassazione, però sono quasi 5 mesi abbondanti e ci aspettiamo che escano a breve. Penso nel giro di 7-8 mesi, una volta uscite le motivazioni, verrà fissata l'udienza, si spera un'unica udienza dove comunque saremo presenti sempre con i familiari e con l'associazione. L'unico imputato finito in carcere resta Vincenzo Soprano, ma l'ex amministratore delegato di Trenitalia già a fine estate potrebbe ottenere domiciliari e lasciare Rebibbia dopo appena 8 mesi di reclusione. Lui ha avuto una condanna a 4 anni, 2 mesi e 20 giorni. Deve scendere sotto i 4 anni per poter usufruire delle misure alternative al carcere, affidamento in prova. È chiaro che dovrà fare l'istanza dal carcere, sicuramente l'avrà già fatta, e attendere che il Tribunale di Sorveglianza di Roma fissi l'udienza per discutere la sua posizione. Voltiamo pagina adesso e parliamo dei lavori di raddoppio del depuratore di Viareggio. Dovrebbero essere terminati entro la fine dell'anno e dovranno anche abbattere l'emissione dei cattivi odori. Proseguono i lavori di Gaia per il raddoppio del depuratore di Viareggio. Il maxi progetto di revamping e di ampliamento dell'impianto prevede un investimento complessivo di 9 milioni di euro. Obiettivo: mettere in grado l'infrastruttura di gestire con estrema flessibilità anche i picchi di extra lavoro in arrivo nel periodo estivo dovuto all'afflusso di turisti. L'avanzamento dei lavori è visibile dalla costruzione delle nuove opere, frastrutture in cemento armato recentemente edificate e nuove strumentazioni che costituiranno la nuova linea del depuratore a potenziamento e supporto di quella già esistente. L'area su cui sorge la nuova linea è adiacente al depuratore storico e si trova su un'area di circa 30.000 metri quadrati. Tutti i lavori si concluderanno, secondo le previsioni, per la fine del 2024. Un depuratore di primaria importanza sul territorio costiero, dato che in estate serve circa 90.000 utenti, il 30% in più rispetto alla popolazione residente a Viareggio in inverno. L'impianto del futuro, secondo Gaia, sarà capace di trattare efficacemente i carichi anche a tutela delle acque di balneazione e di lavorare in maniera sempre più sostenibile. Fra gli obiettivi più attesi dai residenti, l'abbattimento dei cattivi odori grazie alla realizzazione di un biofiltro per il trattamento delle emissioni. Andiamo adesso a Forte dei Marmi, inaugurata una nuova ambulanza questa domenica mattina in dote alla misericordia di Vittorio Apuana. Il mezzo è stato donato alla confraternita dalla signora Piera Pallotti, ambulanza che è stata benedetta dal parroco frate Luigi Senese sul sagrato della chiesa al termine della messa, presenti delegati di molte misericordie della Versilia, da Pietrasanta a Lido di Camaiore, Seravezza a Camaiore, ma anche dallo Spezzino. Al taglio del nastro anche il vice sindaco Andrea Mazzoni e altri rappresentanti del comune e i volontari. Il nuovo mezzo che andrà a rinforzare la misericordia che ha accolto ovviamente con gioia e gratitudine la donazione, un'inaugurazione che come sempre accade è diventata anche un'occasione di festa per i cittadini della zona. Spostiamoci adesso a Massa, dove è partito il calendario di eventi dell'estate promossi in centro storico dai commercianti. Siamo andati a vedere. L'evento Massa in bicicletta ha dato il via alla rassegna Un'estate da vivere, organizzata dal CCN Massa da vivere nel centro storico. Stravaganti biciclette hanno invaso le strade del centro regalando spettacoli comici unici nel loro genere a grandi e piccini. Il CCN, che vuol dire appunto Centro Commerciale Naturale Massa da vivere, non è altro che un'associazione di commercianti che tra di loro quindi collaborano. Tutto ovviamente, quindi senza stipendi, quindi tutto volontariato, proprio per far vivere il nostro bellissimo centro storico che è ricco di piazze. Dopo gli spettacoli circensi e il divertimento offerto dagli artisti di Massa in bicicletta, i prossimi appuntamenti saranno la Notte dei Saldi il 5 luglio e venerdì 12 luglio la Notte dei Bambini, con animazioni originali con animali fantastici. Per tutta l'estate, ogni settimana ci saranno iniziative gratuite per invitare i residenti e i turisti a visitare la città di Massa. Delle feste, degli incontri, proponiamo diversi appuntamenti per tutte le età. Il nostro scopo è di
farvi vivere il nostro centro storico, che noi amiamo perché è un bel centro storico. Ci sono veramente tanti eventi. Tutti i venerdì faremo un trekking con Aurora per conoscere Massa e con i bambini una valigia di storie da inventare al momento, e sarà fantastico. Molto più di un evento sportivo, la Viareggio Bastia Viareggio si è chiusa con eventi collaterali e dà l'appuntamento al 2025. Andiamo a vedere. Con la cena di gala organizzata al Circolo Nautico di Viareggio si è conclusa la terza edizione della Viareggio Bastia Viareggio a vela, una terza edizione stradominata dal Maxi 100 Arca SGR, timonato dallo skipper Furio Benussi con il Fast and Furious Sailing Team, e confermando il successo delle scorse edizioni ha tagliato il traguardo alle 2:34:19 e realizzando il nuovo record della regata, 12 ore 29 minuti e 19 secondi. La cena di gala è stata l'occasione per la premiazione degli equipaggi che si sono dati battaglia in questa rievocazione in veste green della storica regata a motore. A piazzarsi alle spalle di Arca sono stati il Vismara Momi 80 di Angelo Mario Moratti e Nicola Minardi De Michetti e lo Swan 45 Thetis di Luca Locatelli. Poi via via tutti gli altri, compreso il Grifone 3, lo scafo della Guardia di Finanza che per la prima volta partecipava alla regata in occasione dei 250 anni dalla fondazione del Corpo. Un'edizione, quella di quest'anno, caratterizzata non solo dalla coinvolgente regata in mare, ma anche da un interessante programma di eventi collaterali proposti durante tutte e quattro le giornate della manifestazione, tra cui il Festival della Robotica Marina. E restiamo a Viareggio, dove Richard Orlinsky, parliamo dell'artista francese, uno dei più richiesti nell'arte contemporanea di oggi, arriva con quattro opere installate in questi giorni, opere monumentali, un progetto espositivo voluto dall'amministrazione comunale, organizzato insieme alla Galleria Deodato Arte. Le opere, tutte di grandi dimensioni, le vedete dai 2 metri del White Racing Walking Bear ai 5 del Sai Yellow Man, hanno preso ognuno al proprio posto lungo la passeggiata e nel Giardino della Libertà. Spesso le persone sono troppo intimidite per visitare gallerie e musei, così io porto il museo da loro. Queste le parole dell'artista di fama mondiale che ha scelto Viareggio per esporre a cielo aperto e, come spiega l'assessore alla cultura Sandra May, questo è anche il concetto che l'amministrazione comunale viareggina vuole portare avanti, promuovendo la cultura in ogni luogo, anche fuori dai musei. E con queste foto io mi fermo qua, vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro un buon proseguimento con la programmazione di Noi TV.